Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. So che questo video vi sembrerà un doppione perché c'è già un video sulla valigia per la Germania, però ci sono delle sostanziali differenze con l'altro. Numero uno, io non sto partendo in aereo, ma sto partendo in macchina, quindi avrò potenzialmente uno spazio illimitato a mia disposizione. E numero due, questa volta, oltre ad avere un po' di esperienza in più su quello che potrebbe servirmi o meno, ho anche molto più tempo da coprire perché io sto partendo a marzo invece che a giugno. Avrò comunque sia del meteo che varia dall'inverno all'estate piena per poi tornare all'autunno inoltrato ad ottobre. Quindi appunto vedrete appunto anche cose più pesanti. L'anno scorso mi ero concentrata principalmente sulle cose estive, sbagliando in realtà perché poi ad ottobre cominciava a fare già bello freddo. Quindi direi di andare direttamente di là e vi faccio vedere anche appunto qual è il mio nuovo assetto per quanto riguarda la valigia per la Germania. Ok ragazzi, questo è l'insieme di cose. In realtà non sembra tantissimo e mi sono stupita anch'io. Direi comunque di cominciare dalle scarpe che sono di qua e non si vedrà assolutamente un tubo, ma ci sono qua un paio di infradito, quello solito, quattro paia di scarpe nere per il lavoro. Questo qui è un paio di scarpe sempre nere, espressamente da ginnastica perché ho come buon proposito quello di andare a correre, ma potrei comunque usarle forse per il lavoro un paio di volte in caso di necessità se le altre dovessero essere rovinate, più queste qui che sono i miei scarponcini un pochino più decenti che posso usare per quando appunto sono libera. Passando al reparto vestiti, direi di partire da questi tre cubotti che avete visto nello scorso video, quello che riguardava appunto l'unboxing, e andando in ordine di grandezza abbiamo questo qui piccolino, quello più piccolo che comprende tutti i calzini, la cintura e anche il costume perché c'è la piscina e potrebbe essere utile avere un costume per quanto riguarda appunto se dovessi mai avere una mezza giornata libera quando c'è il sole. Questo qui medio comprende il resto dell'intimo, ci sono canotte, slip, reggiseni e questa qui che vedete qui è uno dei miei due tutori per il ginocchio, quello che vi dico che vi dico sempre che è malandato, che appunto ho trovato una soluzione, diciamo così, appunto con i vari tutori. Altro cubotto, diciamo così, altro organizer, è quello più grande, ci sono le cose, diciamo così, più leggere ed estive, quelle che non mi serviranno molto probabilmente subito. E quindi dentro ci sono t-shirt, pantaloncini corti, un paio di jeans corti, due magliette a manica lunga, i miei due pigiami leggeri, che sono questi qua, che in realtà sono le mie divise da Quidditch, e questo qui che è una sottospecie di vestitino che leggero appunto che posso usare. Qui vedete i miei tre beauty. Questo qui ha le medicine che sono quelle più usate, quelle che prendo giornalmente, più altre. Qui, se vedete, c'è il Benagol. Qui dentro ci sono tutto il resto delle medicine perché praticamente io salgo con una farmacia ambulante al posto di una valigia, ma qui dentro ci sono tutto il resto delle medicine più la parte beauty, quindi trucchi, eccetera, trucchi anche creme. Mentre qui dentro, questo qui che è un nuovo acquisto, che in realtà non vi ho fatto vedere perché è un beauty di quelli da viaggio che si appendono, ci sono tutto il resto delle cose tipicamente per l'igiene personale. Quindi questa parte qui. Poi, sempre con le cose che sono più o meno invariate dall'anno scorso, intimo termico, in realtà ho in totale tre magliette e un paio di pantaloni. In realtà questa maglietta qui la metto da parte perché mi servirà per il viaggio. E poi ho ben 2, 4, 6, voi li vedete tutti uniti, ma sono 6 pantaloni neri di quelli per il lavoro. Passando alle cose un pochino più piccole, questa qui è una mascherina di quelle per dormire, perché l'anno scorso avevo avuto qualche problema perché non c'erano delle tende efficienti. Qui c'è due fasce per i capelli più due scaldacollo in pile. Guanti, in realtà ne ho un altro paio che sono nella giacca. Ombrellino, anche se poi ho il suo
tra virgolette gemello grande in macchina. Qui appunto vedete la mia giacca che appunto mi seguirà nelle mie avventure al fresco. Questo qui è uno scialle super caldo, penso sia 100% lana, ma è super caldo e super comodo. E appunto, oltre ad usarlo come scialle, potrò usarlo anche come copertina se dovessi avere freddo in appartamento. Continuando con questa parte qui, qui ci sono due felpe Decathlon in pile. Queste qui sono due magliette normali, le userò praticamente anche come giacchetta, sono da ginnastica, da jogging o da running. Sono molto tranquille, le userò probabilmente anche per andare e tornare dal lavoro la mattina e la sera, appunto, durante l'estate. Qui c'è una felpa, un'altra ce l'avrò addosso durante il mio viaggio. Un paio di jeans, in più ne avrò uno addosso. Due paia di pantaloni della tuta pesanti e due paia di pantaloni di tuta leggeri. Vedete, ce n'è uno nero e uno nero un pochino simil jeans, perché nel caso dovessi avere problemi con i pantaloni, quelli ufficiali, ne posso comunque usare uno di questi due paia se proprio dovessi avere qualche problema, diciamo in extremis. In più un pigiama pesante per iniziare la stagione, perché per l'appunto, come inizio stagione, diciamo così, si sale per preparare appunto l'apertura, e quindi avrò bisogno di un pigiama che mi vada a sostituire nel caso queste due felpe e questi due pantaloni, che mi faranno anche da pigiama oltre che da vestiti da casa. Due asciugamani in microfibra. Qui vedete quello che avete già visto come fondi a viaggio. Qui c'è la mia immancabile custodia per gli occhiali, che per l'occasione si trasforma in, adesso ho fatto uscire tutto, ma in recipiente per forcine, cose per capelli e per quei quattro gioielli che probabilmente nemmeno userò. Questa qui è una new entry, adesso non ve la apro, ma è una bandiera del Friuli che se dovessi essere nella stanza dove ero l'anno scorso, la userò come tenda per la finestra grande, almeno per coprire un minimo tutta la luce che entra durante la mattinata, insomma, perché appunto io ho bisogno di buio completo per dormire e mi dà abbastanza fastidio l'anno scorso, mi dà abbastanza fastidio la luce, quindi cerco, diciamo così, di mascherare un pochino la cosa. Questo qui non ve l'ho fatto vedere, ma è il mio Silk Pill, che appunto porterò su, visto che appunto non avrò molto tempo per andare da estetista e cose varie, dovrò arrangiarmi. Laggiù ci sono ancora fazzoletti e cose varie, ma nel caso comprerò su. Passando di qua, vi dico che adesso non so esattamente come farò a far stare tutto qua dentro, ma nel caso dovessi avere problemi di spazio, ho questa busta qui, ne ho altre in realtà, ma ne ho preparata giusto una, che sono di quelle per fare il sottovuoto con l'aspirapolvere. Quindi le cose che vedete fuori, le cose più pesanti in particolare, come il pigiama, queste due felpe qui, i pantaloni più pesanti e lo scialle, possono entrare comodamente in una di queste e recuperare parecchio spazio. Passando di qua, sezione varie ed eventuali ed elettronica. Cavalletto grande, in mano ho il cavalletto Gorillapod, quindi non lo vedrete, ma insomma c'è assolutamente. Pole per la GoPro, selfie stick, lo porto sempre in giro, ma non lo uso praticamente mai. Qui, vabbè, portafogli con vari documenti, soldi e compagnia. Il portatile con il suo caricatore, qui dentro ci sono i due hard disk, quello di backup e quello, diciamo, di uso quotidiano. Il nuovo mouse, articoli vari di cancelleria, cavi e cavetti, questa qui è una pochette che uso per i documenti, quelli che tengo, diciamo, da parte, tra cui anche il passaporto, se dovessi avere problemi ce l'ho. Qui ci sono gli accessori della GoPro, che in questo momento non potete vedere perché sta registrando. La mia immancabile Canon 700D con il suo filtro polarizzatore.
Queste sono due new entry perché sono due palline prese da Tiger, sono per massaggi, le userò appunto per rilassare un pochino i muscoli delle gambe e nel caso per farmi fare un massaggio alla schiena. Poi reparto borse, qui c'è lo zaino, in realtà l'ho già riempito, ci sono un po' di cose, qui vedete agenda e qui ci sono i documenti e ho anche delle cose per studiare un pochino di tedesco, qui vedete ci sono i miei appunti e appunto vedete ci sono altre cose tra cui anche il mio immancabile Kobo che mi segue nei miei viaggi. Poi successivamente, come l'anno scorso, borsa leggera di tela per, tra virgolette, le occasioni speciali, borsa in pelle un po' più grande per andare al lavoro in modo tale da avere magari anche una maglietta di ricambio dentro o nel caso non lo usassi direttamente anche il maglioncino del lavoro. E new entry per quest'anno c'è questa borsina qui, come vi dicevo quando vi ho presentato le scarpe. Volevo usarne un paio per andare a correre e questo qui è preso apposta per andare a correre. Ce l'ho da un po' di anni, non l'ho mai sfruttato troppo, per cui cercherò di mantenere questo buon proposito. Direi che avete visto tutto, fatemi sapere se ho dimenticato qualcosa, spero di no. Nel caso comunque sia avrò modo di andare a comprare in Germania, insomma non vado in un paese del terzo mondo in cui appunto ho la possibilità di comprare. Direi che vi faccio vedere più o meno come ho intenzione di organizzare: valigia grande per tutta la parte di vestiti e beauty, valigia più piccola al trolley per tutto il resto e terrò fuori magari la borsa appunto per le cose per il viaggio, quindi portafogli, la GoPro con il GorillaPod. In macchina ho già messo l'attacco per appunto la GoPro per da attaccare in macchina e basta. Quindi, time lapse e ci vediamo a fine video. Bene ragazzi, spero che abbiate trovato utile questo video, fatemi sapere se avete qualche curiosità in più in merito appunto a quello che c'è esattamente dentro ai miei beauty, se appunto siete curiosi, in modo tale che magari vi faccio vedere quando sono su, registro appunto un video apposito. Detto questo, se il video vi è interessato e vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. In particolare il prossimo perché sarà appunto il mio viaggio verso la gelateria, appunto sono intorno ai 700 km, tra i 600 e i 700 km. In descrizione vi ricordo che trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure anche al di fuori dei video di YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video, have a nice life!